Un saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. La conferenza di pace sulla Libia di domenica a Berlino è stata l'occasione per fare anche il punto sulle difficili relazioni bilaterali tra le nazioni guidate da Boris Johnson e Vladimir Putin. Un attacco del genere non deve più ripetersi, è stato il monito del numero uno di Londra al suo omologo di Mosca in riferimento all'uso di armi chimiche a Salisbury in Gran Bretagna qualche anno fa contro l'ex agente del KGB Sergei Skripal. La paternità dell'azione era stata attribuita da Downing Street ai servizi segreti del Cremlino. Quasi una ragazza adolescente su tre nelle famiglie più povere del mondo non ha mai avuto accesso all'istruzione. Lo ha rivelato nelle ultime ore uno studio dell'UNICEF realizzato in 42 paesi. Il 44% delle giovani e il 34% dei coetanei maschi non hanno frequentato la scuola primaria o hanno scelto di abbandonarla, ha rivelato l'indagine condotta dall'importante organismo internazionale. Le orecchiette arrivano al Travel Show, manifestazione dedicata al turismo, organizzata dal New York Times che è in corso da domenica a Manhattan. La tipica pasta pugliese si prende così la sua rivincita dopo essere finita al centro dell'attenzione del quotidiano della Grande Mela per l'acquisto di un ristoratore da una massaia a Bari di 3 kg del prelibato cibo senza che questo fosse etichettato. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.